Parla dei ragazzi giovani della città, però comunque nello stesso tempo fa vedere l'amore della mamma per sua figlia. Gli italiani, quando dicono Mongolia, pensano a un paese lontanissimo e dove c'è deserto, dove c'è Gengis Khan, cavalli, un paesaggio selvaggio. Invece in questo film noi abbiamo cercato di far vedere che c'è anche esiste una città grande, ci sono giovani, c'è un altro tipo di vita. Voglio dire che mi piace tantissimo questa bellissima città e contentissimo di essere partecipato in questo festival. Volevo tantissimo che questo film piacesse anche agli italiani perché i mongoli e gli italiani sono in modo che assomiglia tantissimo come che sono delle persone molto calde, molto sensibili. Quindi accorto che piaciuto anche agli italiani, credo. I film mongoli si dividono in due parti, uno i film che facevano prima degli anni 90 e l'altro è dopo gli anni 90, perché c'era il discorso del comunismo, allora i registi non potevano mostrare cosa voleva farsi vedere nel film perché era tutto controllato. E dopo in poi anni 90 avevamo la libertà di mostrare, di condividere i nostri pensieri, condividere tutto. Infatti avevamo tutta la libertà, però non avevamo i soldi per fare i film, quindi credo che questo film è uno dei pochi film che hanno fatto in Mongolia che è uscito a mostrare i nostri pensieri, i nostri sogni. E non abbiamo pensato che facevamo vedere anche all'estero, quindi probabilmente ci sono delle scene che non capirà anche altre persone, stranieri, insomma. E in questo film volevo far vedere anche, perché ognuno ha un sogno, ognuno ha dei pensieri. Ad esempio, nelle scene fa vedere rapinare la banca, come farò, cioè come ci sono tutti i pensieri, allora abbiamo mostrato, cioè abbiamo voluto dimostrare quelli che pensavamo dentro. Sicuramente mentre facevamo il film eravamo sempre come fosse che ridevamo sempre, come fosse che qualcuno ci stesse raccontando barzellette, che era molto divertente fare questo film. Poi sicuramente abbiamo fatto due scene diverse, in realtà il pensiero. Erano tutti e due difficili, però a parte in realtà era un po' più difficile di quell'altro perché mostrare la realtà e comunque infatti è stato un po' più difficile quella fare in realtà, la scena in realtà.